Ben ritrovati, scusate un attimo, dove ho messo il telecomando? Un saluto a voi tutti, 79 per seguire Telemike. Lo so, ed io non l'ho ancora imparato a memoria, figuriamoci voi. E qui che succede? Vediamo un po', dobbiamo premere 79 per poter vedere Telemike. Ecco, perfetto. Ho acceso in ritardo. Importante esserci. C'è tanta politica che va in ritardo. Sono anni che vanno in ritardo, perché voi avete visto una politica che è all'avanguardia. Io non ancora. Voi sì, e chiamate 351-931-9265 e ci offrite tutte le vostre osservazioni, il vostro dire, un buongiorno. Un ci piace, non ci piace, è una bella giornata, è una brutta giornata, andremo in vacanza, non andremo, preferiamo il mare, la montagna. Dite qualcosa. L'importante è esserci. Ecco, continuare a esserci. E ci ricordiamo quindi di tanti colleghi che non ci sono più. Non perché il buon Dio ha voluto che. No, perché c'è chi ha deciso dovete spegnere. Non c'è più spazio per voi. Ed è così che io stamattina non riuscivo a dormire. O meglio, mi sono svegliato presto, alle 4 e un quarto. Ho detto adesso guardi il telefono, 4 e un quarto, no, è troppo presto. Se mi alzo adesso faccio rumore. E qui non sono abituato la notte ai rumori. Durante il giorno, anche fuori orario, dalla mattina alla sera, rumore a destra e a sinistra, è tutto un rumore, sì, ma la notte. Almeno non sono arrivati a fare i lavori notturni come in via Bari tempo fa, dove alle 2 li pizzicarono a fare lavori edili. Ecco, sì, l'ho scoperto ieri. In questa città succede anche questo. Che si fanno? Lavori edili alle ore 2. Ero indietro con i lavori e quindi facevo il lavoro notturno. Ma chissà, è il risultato che hanno disturbato la guida pubblica. O a quell'ora si può fare anche a quell'ora rumore, perché qui si fanno i fuochi d'artificio, si prende a botte davanti al bar. E l'amministrazione comunale che fa? Chi vogliamo chiamare oggi? Chi è l'assessore alle botte? Non lo so. C'è un assessore alle botte? No, perché prima Piazza Colbe, poi andiamo davanti al bar. E qui, ora noi non facciamo, almeno per quello che riguarda, l'uccello e il malaugurio, ma un minimo di fiuto ci vuole. E se l'abbiamo fiutato noi, che ci sono tensioni in questa città, l'avrebbero dovuto fiutare anche le istituzioni. Evidentemente l'utilizzo della mascherina non fa fiutare questo. Ma all'esterno ora si può togliere la mascherina. È all'esterno del palazzo che avvengono queste cose. Quindi la politica è all'esterno del palazzo, è arroccata nel palazzo. Claudio è collegato con noi. Grazie Claudio di essere collegato con noi. Ben ritrovato Claudio. Buongiorno. Prego. Buongiorno. E il buongiorno si vede al mattino, no? Buon pomeriggio. E vabbè, c'è chi si alza a quest'ora, quindi diamogli il Ma buongiorno, chi si alza a quest'ora perché ha lavorato tutta la notte? E e qui. dobbiamo ringraziarli perché non è facile lavorare durante la notte, perché devi avere un ritmo diverso. E vivi in un mondo che è scollegato con il resto, perché la notte poi tu ti ritrovi a dormire durante il giorno quando tutti magari vanno al mercato e tu non ci puoi andare al mercato perché devi riposare. Sempre se non ci sono lavori edili a fianco perché sai, ognuno fa i fatti suoi, quindi chi se ne frega che c'è l'infermiere o il carabiniere o chissà chi che lavora durante la notte e poi il giorno deve riposare. La legge non prevede queste cose, bisogna ricorrere in tribunale a far capire e quindi spiegare al magistrato che è difficile. È un mondo difficile, in Cina sarebbe più semplice. Però noi siamo in Italia e democraticamente dobbiamo aspettare 10 anni una sentenza dopo che quel palazzo è stato costruito, i lavori ci sono stati, eccetera, non serve più. E il poverino si è ammalato e è andato in ospedale perché, come fa, non riesce a dormire. Allora, caro Claudio, ben ritrovato. C'è il sole dalle tue parti, ti vedo un po' oscuro, come se il sole non ci fosse. Come se c'è una nuvola di fantozzi nell'aria di casa tua. Saranno gli alberi per
presenti Perché non che hanno quando curato il verde dalle parti tue? no, l'hanno curato, però sono alberi grossi, quindi Ci vuole tempo per curarli, dici tu. no, sono stati, Ah. però sono grandi, non è che si possono tagliare, quindi No, ci mancherebbe. No, si fa tanto per preservare la natura, per curare la natura, gli alberi, le piantagioni, le piante e tutto. E figuriamoci adesso dobbiamo tagliare gli alberi. No, 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 per niente proprio. Anzi, ecco, va bene. e quindi cosa ti hanno detto? Ti hanno detto della scazzottata, te l'hanno detto. No. Ma insomma, io... No, non è Ma una scusami, novità, voglio cosa dire. sarebbe una novità? C'è stata una Non è la scazzottata. prima volta. E allora la mia fonte non è attendibile. No, non dico questo. Non. Fate attenzione che io non vado in giro, ma le informazioni ce le ho, pur di quelle delibere di giunta un po' strane. C'ho tutto. Si tratta solamente di avere il tempo di raccontare tutte queste cose. Oggi tempo non ce n'è, perché oggi è mercoledì. E alle 12:45 abbiamo iniziato. Alle 13:45 dobbiamo terminare. Va bene come orario, Claudio? Per me. Eh sì, vedi, lui è cuore contento. Così dobbiamo essere noi, caro Francesco. Tu non devi essere pessimista, non devi essere leopardiano. Devi cambiare, non so, il leone ti piace? Il leone No, il coyote no, perché ce ne sono assai coyote in giro. è pieno di Il coyote. leone forse è troppo... Troppo carnivoro, troppo... Perché se non dobbiamo essere gattopardiani, È certo. Allora dobbiamo dobbiamo guardare a essere qualche altro, qualche altro animale, la volpe. Una volta c'erano anche i la carri fiera, come li allegorici, dove chiamava Dante. una volta facevano anche i carri allegorici ad Acquaviva, dove ci si permetteva di far vedere, si impersonavano quei nomi, raffiguravano quei nomi mignoli, dati a qualche assessore, a qualche consigliere, e loro sorridevano, stavano allo scherzo. Da un po' di anni a questa parte non si può più. Sono più permalosi, sono Arriva diventati più la permalosi. querela temeraria, la querela bionda, la querela bruna, arriva di tutti i colori le querele. La temeraria è quella più particolare nella nostra città. Però Assolutamente, ma oltretutto, no, c'è quella un animale, minacciata, che è quella più abusata. quella anticipata. Quella minacciata, anticipata, Se, io no, se non. continui ti querelo? Esattamente. Ah. Anche quando non ci sono elementi per poter querelare, cioè quella è Un un avvertimento. Vabbè, avvertimento. però noi non dobbiamo sgattalo, stop! Redazione, loro sono esperti. Per piacere interviene in Sgattaiolare. redazione che qua io sono sull'orlo e precipizi. Mi vogliono fare la festa, mi vogliono mandare a casa come direttore. Redazione carissima, aiutami, trova il Si è termine alzato giusto. troppo presto, direttore. Alle Doveva 4 un rimanere un quarto. altro po' a Gli ho detto che letto. cosa è successo poi. Questo è un ammutinamento. E va Sì. bene, ma come si dice, sgatta? Iolare. Oh, è così semplice. Le cose semplici sembrerebbero le più Quelle più difficili. Però complicate, sì, è perché io ho sempre detto che così. mi Perché sono levato alle 4 un quarto, alle 5? Che cosa mi... non riuscivi a Ah, non dormire? riuscivo a dormire. Allora, caro Claudio, caro No, perché Francesco. aveva tanti pensieri, perché diciamole ai telespettatori cosa c'è domani. Nel frattempo, Domani c'è una sì. diretta, abbiamo una diretta da San Telmo in Colle, una città a cui io voglio tanto bene, mia madre è di San Telmo. Ah, Tu hai parenti ecco. di Sa a San Telmo? Io no. Vabbè, non si sa mai. Vabbè, Non ho parenti a ma San conosci Telmo. magari Sì, qualcuno a San ho un Telmo, la sacco conosci? di Anche qualcuno amici, insomma. simpatico, perché a Hai San Telmo voglia. sono molto simpatici. Hai voglia, sì, Ti piace San assolutamente. Telmo? È una Allora, città facciamo carina. così, saluta San Telmo, lascio a te il saluto a San Telmo, perché ti vedo sorridente quando parliamo di San Telmo, quindi beh, perché non lo voglio dire a Claudio, Claudio è più moderato, tu invece adesso Sì. ridendo, lui utilizzerebbe dei termini No, molto sindacali. salutiamo i tanti amici che sono a Sant'Eramo, che ci seguono, ma secondo me non seguono tanto noi quanto Anna. Vabbè, ma ci sono anche le amiche che seguono noi. Assolutamente, Ad Anna gli amici e a noi le amiche, soprattutto a te che hai ancora assolutamente. Quello è il il capello, come si dice? Birichino si può dire, capello. Sì, birichino, sbarazzino, birichino. sbarazzino. Salutiamo quindi gli amici e le amiche che ci seguono da Sant'Eramo in E Colle. ricordiamo che quindi Domani domani
è Sant'Erasmo. È Sant'Erasmo. Festa patronale a Sant'Erasmo in Colle, già da qualche giorno sono iniziate le diverse manifestazioni di preparazione alla festa patronale, quindi in diretta domani alle ore 9 trasmetteremo sia sul digitale terrestre, programma 79, che sulla pagina Facebook Telemaghe, sul canale YouTube Telemaghe, in diretta la santa celebrazione, che è possibile grazie al contributo del Comune di Sant'Erba in Colle e della Banca BCC di Sant'Erba in Colle. Ora tu mi chiederai, fammi la domanda per piacere, e come mai da qua io non danno i contributi? Così ti rispondo. Allora, perché dobbiamo dirlo? Facciamo... Perché non è che sta in Russia danno i rubli, è come se, cioè, ad Acquaio dovrebbe esserci la moneta, c'è la moneta ad Acquaio. Sì, dovrebbe, poi magari non si c'è la moneta, sì. ne circola poca. Cioè il comune di Acquaio non ha due rubli. Due rubli, da dare a Telemaic per dire chiediamo ti rimborsiamo come mai, una parte delle come spese. Mai ad Acquaviva non circolano i rubli, non circolano i rubli, non hanno soldi per noi, hanno soldi solo per altro. Vabbè, o è una questione di priorità del non c'è la banca BCC di Acquaviva che ci chiama a dire ti diamo un contributo, o il comune di Acquaviva, che e quindi a Sant'Erba in Colle dobbiamo dirci danno il contributo, ci aiutano a sostenere le spese, perché non coprono tutte le spese, ma ci aiutano, e quindi dobbiamo ringraziarli di questo. Assolutamente, ringraziamo. Sono più sensibili evidentemente di ringraziamo altri. Per la sensibilità, il contributo il comune di Sant'Erba in Colle e la BCC. Quindi sintonizzatevi in diretta. Ma perché dico questo? Perché ho cambiato Rai 3, Rai News. Dico, mo, vedo qualche altra Rai, Rai 1, Rai News, stesso programma. Dico, mo metto su 51, TG, mo metto su canale 5, TG, stessa immagine. Allora io dico, ma avete fatto chiudere tante TV locali e tutte queste repliche, tutti questi canali che si sovrappongono, anche del servizio pubblico e di network di un certo livello, a che cosa servono? Avessero potuto limitare. A che servono tutte queste reti alla Rai, tutte queste reti alla Fininvest, tutte queste reti alla... a Cairo, che cosa servono tutte queste reti? E avete tolto la possibilità ai nostri amici e colleghi di continuare a esistere, perché non è che costavano allo Stato o ai comuni, andavano avanti per i fatti loro, con le loro gambe. Quindi perché li avete fatti chiudere? Se poi io alle 5, alle 5 e mezza, alle 6 e mezza mi vedo lo stesso programma o repliche del 1425, noi sì dobbiamo fare le repliche del 1425 perché siamo piccolini, non abbiamo risorse, tutto quello che vogliamo, ma la Rai, e abbiate pazienza. Io ricordo quando ero piccolino che vedevo di buon occhio l'arrivo della Fiera del Levante, tu non eri ancora nato. C'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Repubblicano, okay. Liberali e c'erano i Giovincelli. Ok, che sono gli adulti di oggi. E vediamo i risultati. Allora, c'erano i Giovincelli, dicevo. Che sono gli adulti di oggi. E vediamo i risultati. Che ho detto di male? Perché hanno riso? Oh, no. Ho sentito questo riso. Non so, ma forse era un rumore di sottofondo. Fosse una risata. Oggi c'è un bel silenzio. Non ci troviamo bene, proprio, perché eravamo abituati al infatti, ritmo. Eravamo abituati al ritmo. Oggi nessuno. Oggi nessuno, Forse attaccheranno alle 2, alle 14. Attaccano l'orario giusto. Mi sto preoccupando, no, più che altro. Anch'io sono preoccupatissimo. Non vorrei sia successo qualcosa. E quindi questo è quanto accade. E quindi raccontavi della Fiera del Levante. Della Fiera del Levante. Non vedevo l'ora, perché non si andava ancora a scuola, i primi di settembre. E tutti con gli amici nel negozio di Babbo. Io lo chiamavo Babbo. Tu come lo chiami? Papà. Eh sì, tu hai fatto la cosa del 69, 68. No, non hai partecipato. Non è da me, non è da qualcuno. Me. Perché sei un po' radical chic, diciamo. No, assolutamente non no. Non eri tu. Assolutamente E vabbè, quindi ci incontravamo con gli amici. Molto improbabile. Per vedere Fernandel, Don Camillo e... Sì, e Peppone. E Peppone. Lo stesso film lo vedo ancora ieri. È vero che sono dei colossi. Dei colossal, dei non tramonteranno mai. Ma ci sono ancora quei film. E anche noi purtroppo dobbiamo fare qualche replica. Anche perché, scusatemi, vediamo le immagini. Adesso, vediamo delle immagini. Quindi, caro Francesco, a che cosa serve fare puntate nuove se non cambiano i territori, le immagini? Cioè, se questa erba qua sta per 3 mesi, 6 mesi, un anno, non so quanto, è inutile fare diverse trasmissioni nuove.
Non so se è chiaro la mia osservazione. Fai il TG e fai se, mandi in onda sempre, sempre le stesse immagini. Perché sono comunque immagini. Allora, chiediamo prima al sindaco, al candidato sindaco, quello che ha la filosofia del candidato sindaco. Quindi a Claudio. Claudio, saranno arrivate anche a lui queste immagini, perché la linea è un po', diciamo, i dati arrivano con un po' di ritardo, però li avrà già visti. Claudio, che ne pensi di quelle immagini? Queste con il verde? Non lo so, ci sono delle immagini, guarda, si riesce a vedere, guardiamo, togliete la mia faccia e mettete le immagini, così Claudio le può commentare, ecco. Non ti vuoi esprimere oggi? Chi ti ha chiamato? No, ora adesso, allora. Qualche cittadino ti ha chiamato arrabbiato, che ha detto come, devi dire tutti i colori, no. Non ti ha chiamato nessuno. Perché, che c'è di male in questa immagine? C'è il verde, poi ci sono gli annunci funebri, voglio dire, che... poi ci sono i lavori in corso della piazza. Almeno ci sarà una bella piazzetta nuova. Ci sarà. Diamo il tempo, stanno lavorando da parecchio. Prego, prego Francesco, tocca a te adesso. Sì, no, vedo l'eterno riposo non soltanto dei nostri concittadini che purtroppo ci hanno lasciato. Ma anche del verde pubblico, del decoro urbano, insomma. Però non dovete perdere di vista l'immondizia. Guardate quanto schifo di immondizia c'è lì, esatto, che viene nascosta dall'erba, esatto, in fondo a destra, lì dove ma c'è... Ma quell'erba sta lì per camuffare... Quando forse taglieranno l'erba, verrà fuori una porcheria e svolazzerà, perché poi l'erba non viene raccolta, l'erbaccia, se non ricordo male, viene sfiatata, viene soffiata, meglio dire. E quindi se c'è il ragazzino che di là passa perché sta andando a scuola... si becca un po' di erba volante. Di verde. Verde, giallo. Ah, qua si vede meglio l'immondizia, grazie. Ma qua, allora, grazie qua io regia, credo ci sia una difficoltà nel comprendere se la competenza è dell'assessore al verde pubblico o dell'assessore al giallo pubblico, che non ho capito chi sia. Ma là c'era un marciapiede una volta. Forse sotto se è rimasto... Come la zona industriale. Esattamente. È uguale, questo è un angolo che potrebbe essere confuso, si potrebbe pensare alla una zona aiuola, industriale. Sembra un'aiuola quasi. Ma c'è un marciapiede che c'è e non c'è. Va bene, cambiamo immagine. Quindi io spero che domani, che ieri lo abbiano tagliata, insomma, perché questa si fece l'altro ieri, quell'immagine. Se non ricordo male. Dobbiamo vedere, perché il sindaco ogni aiuola che viene tagliata... Ma fa bene perché se ha gli assessori competenti che non hanno la sensibilità di rispondere a telemaica, almeno lui informa i cittadini col social, solo che la vecchietta 60 anni, 70, 80, il social non lo segue e non è giusto che non debba essere informato. Il sindaco se vuole ci chiama e noi gli diamo tutto lo spazio che vuole senza problemi. Infatti noi del sindaco siamo contenti, almeno io sono contentissimo, perché ogni volta che lo chiamo è sempre a disposizione per rilasciare interviste. Sono gli assessori suoi, che sono pecorelle smarrite, o non rispondono, e i suoi consiglieri. Certo, o non rispondono, o non leggono le PEC. Però hanno avuto problemi, probabilmente, anzi sicuramente hanno avuto problemi, ce l'hanno raccontato i consiglieri di minoranza che abbiamo ospitato, quindi sicuramente... Ma non è arrivata nessuna risposta. Ci risponderanno. Ancora. Prego, andiamo avanti. E vabbè Gino, se hanno avuto problemi e li sono stati segnalati dai loro colleghi di minoranza, sicuramente... Ci avrebbero dovuto chiamare. Sicuramente ci risponderanno, io confido in questo. Ne sono andiamo avanti, questi sono i lavori a Piazza San Francesco, quindi sono ancora fermi, andiamo avanti. Sì, andate. Andate avanti, questa è una questa è, vabbè, un po' di sporcizia, cos'è? No, torniamo un attimo indietro, questa è una foto. Ecco, Claudio, voglio vedere qua che cosa dirà il filosofo Claudio, con la sua filosofia da sindaco, da amministratore ottimista. Claudio, questa è una finestra di un cittadino, ha fatto la fotografia e ce l'ha inviata, che si affaccia sulla piazza dove stanno facendo i lavori. Che ne pensi? Questo è il marciapiede? Io sto guardando questa foto.
Sì, questa è stata scattata, il cittadino l'ha scattata dalla finestra che si affaccia su Piazza San Francesco. Ecco, hai visto? Poi, ma dico io al cittadino, oggi non poteva andare al mare invece di stare a fare questa foto? No, no. Quel cittadino non può andare al mare, Claudio. Ora ti dirò il perché. E tu, Francesco, che hanno ne portato pensi? Il mare a casa del cittadino perché c'è la sabbia. C'è, vabbè, ma che c'entra? Andava al mare, scattava lì una bella foto e ce la inviava. Perché lui non può andare al mare, perché pulisce la finestra e la chiude. Mentre l'ha pulita e sta per chiudere, arriva l'altra povera, gli entra pure dentro casa e questa sta continuamente a pulire. È fissato per la pulizia questo. Eh sì, però non, purtroppo e sta sempre a pulire. Sono senza... i disagi che devono andare incontro a questi disagi, però poi a fine lavori si potrà gustare una bellissima piazza. Oh, quindi potrà andarsi a sedere sulla panchina e godersi il fresco quest'estate. Noi abbiamo avuto un lockdown che ha fatto diminuire l'inquinamento in tutto l'emisfero e quindi anche da noi, e poi non siamo stati bravi, i politici ambientalisti, quindi anche i locali, non sono stati bravi a introdurre delle misure che portassero a migliorare l'inquinamento, in questo caso ambientale, perché tutta quella polvere, oltre ad andare su quel marmo, su quel davanzale, va a finire nei nostri polmoni. E non ci vuole un esperto per capire che fa male. Andiamo avanti con le immagini. E qua che è successo? Va bene, sono sempre immagini, sì, della piazza. Sì, sempre la piazza. Vabbè, non ci sono i lavori, che dobbiamo fare? Sono fermi. Andiamo avanti, sì. Là si vede in fondo una specie di tubazione, quindi forse la fontana. Boh, non lo so, andiamo avanti. Sì, questo c'è il bar, il gazebo del bar, delimitato. E questa immagine, che cos'è questa immagine? Ve lo dico io, perché è facile per me, me l'hanno scritto. Allora, la pavimentazione della piazza è interrotta lì in quel punto. Qui dove ci sono, c'è quel legno, quelle pedane in legno, e l'intercapedine... La pavimentazione, il marciapiede del palazzo che si affaccia su Piazza San Francesco. Quindi hanno provveduto a ripulire i mattoni, a rimuovere i mattoni e tutto il resto ed è rimasto il cemento sotto. Ora dovrebbero ricoprirlo con dei mattoni. Vediamo in avanti perché ci dovrebbe essere anche l'immagine dei mattoni che c'erano. Andiamo un po' avanti ancora. Sì, dove stanno i mattoni? Mannaggia. Alt! Allora, questi mattoni che si vedono qui, sotto di me, sono quei mattoni che stavano su quella intercapedine in cemento, che si vede in cemento. Quindi i mattoni originali erano questi. Quali sono i mattoni che dovrebbero mettere, che sono gli stessi della piazza? Andiamo avanti. Vabbè, si vede in un punto... dove ci sono questi mattoni che sono un po' più spessi. Questi mattoni sono un po' più spessi e quindi, dice il cittadino, quando monteranno questi mattoni su questo cemento, salirà l'altezza del marciapiede, sarà più alto rispetto a quanto lo fosse prima e quindi avranno più possibilità, cioè, ecco questi sono, avranno la possibilità di affare, sono quasi il doppio, avranno la possibilità di affacciarsi ancora direttamente alla mia finestra, nella mia finestra. Cioè, dicono, io non voglio che il fondo stradale, che il fondo del marciapiede si sollevi tanto da andare a compromettere la mia intimità, la mia riservatezza e quindi tutti gli avventori del bar o chiunque andrà in quella piazza potrà affacciarsi alla mia finestra. È chiaro il concetto, perché viene sollevata la... Sì, da questi mattoni. Mi sembrano un paio di centimetri in più. No, è un bel po', perché questa è la sezione dei mattoni nuovi e i vecchi sono quelli che stanno dietro, che sono molto più meno spessi. Sì. Quanto sarà la differenza? Il doppio più o meno. Vabbè, comunque così dice, questi, vedi la sezione, molto, questa è piccola, sotto, vedi la sezione. Allora, colleghiamo Anna. È collegata con noi Anna?
Salutiamo Anna, prima di continuare questa carrellata di belle immagini. Buona giornata, Anna. Una giornata, Gino, ci siamo visti stamattina perché tu sei sempre al lavoro per dare le informazioni, ti ho seguito nella tua prima parte, all'inizio della trasmissione. Io per la verità sono venuto a Sant'Eramo, per fare gli auguri di persona personalmente ad Andrea. Andrea, il primo giugno, e sono venuto a fare gli auguri ad Andrea. Gino, volevo intervenire un attimo sul... Ma tu che ci facevi in piazza, Anna? Io so che non ti fai mai i fatti tuoi, ma tutti i giornalisti non si fanno mai i fatti loro, ma tu in piazza che facevi di particolare? Stavo, come al solito, sai, un giornalista deve uscire di casa, deve consumare le suole delle scarpe, lo dico ai giovani giornalisti di oggi, che forse escono poco, e non, perché non dobbiamo fare la risonanza, la cassa di risonanza, no, di enti eccetera, dobbiamo cercarci le notizie. Avevo appuntamento questa mattina con un funzionario della Regione Puglia per parlare di Xylella, e a proposito delle erbacce che tu hai menzionato, c'è una cosa che mi ha detto stamattina, sì. Che riguarda proprio la pulizia delle piante, delle erbacce. Perché la sputacchina, che non è ritenuta pericolosa per le piante, in un certo modo attacca, mi diceva, me lo sono appuntato, e te lo, che non voglio dare i numeri, ma voglio soltanto dare le notizie esatte, le informazioni esatte, le femmine della sputacchina depongono le uova negli alberi durante il periodo estivo. Ovviamente possono intaccare anche tutti i tipi di alberi, in particolare poi attaccano gli ulivi secolari che abbiamo visto distrutti, e per questo motivo, per non infettare le piante come quello dell'ulivo, ma anche le fragole e altre piante, la xylella noi l'abbiamo conosciuta esplicitamente proprio per gli ulivi, tenere pulito. Quindi la raccomandazione che faceva, mi diceva: Anna, quando scrivi qualcosa per quanto riguarda le piante infestanti nelle rotatorie, nel cittadino, non è soltanto visivamente, come dire, spiacevole, per non dire altro, e ovviamente le piante portano insetti, e non solo quelli visibili, quelli che noi vediamo, moscerini, di cui ovviamente ce ne siamo occupati, te ne sei occupato nel corso delle trasmissioni, anche quella dell'altro giorno, ma state attenti perché la xylella viene, come dire, alimentata soprattutto dalla sputacchina. Quindi aggiungiamo un tassello in più alle informazioni che stiamo dando ai nostri telespettatori. È ancora peggio, oserei dire, perché una cosa è pensare solamente all'impatto visivo di questa erbaccia, altro è riflettere su che cosa? Che ci sono questi insetti che provano tanti altri danni, certo, a cui noi non avevamo pensato, se non in una intervista di diverso tempo fa al generale, ricordo, ne parlammo. Lui è disponibile a parlarne perché sai che è stato commissario della xylella e potrà darci informazioni in questo senso. Mi ha detto che quando vogliamo possiamo legarci e lui ci darà le informazioni esatte da dare ai nostri concittadini, ai telespettatori, ma forse più che altro agli amministratori. Sì, beh, ci fa piacere. Poi, d'altronde, non scopriamo oggi la disponibilità e la gentilezza con il suo mettersi a disposizione in ogni... Assolutamente, assolutamente. Oltretutto, in ogni dì, si può dire in ogni dì? È certo che si può. Non lo usano più i politici. E non si usa più, però... Si può dire? Sì. Non lo so, chiediamo alla redazione. Redazione, che altro dobbiamo far vedere? Non ci fate vedere tutte queste immagini, che Claudio diventa troppo ottimista. Mettete già qualche immagine bella. Difficile trovarla. Non insistete con la mia, mi chiama di nuovo l'amico. Mi stai perdendo i capelli e gli hai gli occhiali e ti vedo stanco. Ah, cara Anna, il doppio cognome senza caos, cara Anna.
la scelta per il primo figlio sia vincolante per i successivi. Sono d'accordo. Mettete il cognome Maiulli, per esempio, e chi è venuto prima avrà il cognome Maiulli. È ingiusto che sia così, non è che uno si può chiamare Pingo Pallino e l'altro solo può, cioè il primo Pallino e l'altro Pingo Pallino. Se il secondo diventa Pingo Pallino, anche il primo diventa automaticamente Pingo Pallino. La consulta ha detto bene, ha depositato la sentenza, fornendo già alcune indicazioni al legislatore, perché il legislatore... Ma quindi il giudice... Ma sembra la magistratura deve dare... Ma io non lo so, è sempre la magistratura che deve dire al politico che cosa deve scrivere. Ma non dovrebbe essere il politico che fa la politica, la magistratura... Cioè, com'è che questo fa? Sembra la magistratura che deve dire al politico che cosa scrivere. Ma sì, ma infatti è quello il punto. Cioè, noi abbiamo una magistratura che, fino a prova contraria, non mi risulta essere eletta dai cittadini... che dà delle indicazioni al legislatore. E il legislatore deve recepire, che il legislatore che è eletto dai cittadini, poi possiamo discutere su come, possiamo discutere sulle migliorabilità della scelta del sistema elettorale, possiamo discutere quello che vogliamo, però fino a prova contraria i politici sono eletti dai cittadini, quindi assumo il ruolo di legislatore. Stappa la bottiglia, stappa la bottiglia. Eletti dai cittadini. Stappa la bottiglia che ci sta ascoltando Lorenzo. E poi abbiamo la magistratura che... si sostituisce e meno male, al legislatore. Meno male che c'è Francesco, altrimenti chissà cosa succederebbe in Italia. Andremo fuori strada in un burrone, non so che meno succede. Ogni tanto non lo fa spesso, peccato. Meno male che sta arrivando il 12 giugno. Perché cosa? Il 12 giugno. Vabbè, comunque, ogni tanto, meno male che interviene, perché altrimenti che confusione. Che confusione, questa politica è confusa. Ogni tanto interviene la consulta e dice, ragazzi, questo si può fare e questo non si può fare. Beh, va bene, siamo contenti. Sta arrivando il 12 giugno. Vabbè, l'importante è che arrivi il baffone. Allora, questo chi è? Che cos'è sta cosa? Ah, prima di vedere questo, per cortesia, no, ma possiamo andare avanti così. Allora, questa è una strada, non è acqua viva delle fonti. Mettiamoci subito l'anima in pace, non è acqua viva delle fonti. È una tipo estramurale di acqua viva che è quella strada che si percorre provenendo da Gioia del Colle o da San Michele, per esempio, per poter andare ad Alberobello, passando a Putignano. Mm. Quindi devi fare questa lunga strada per andare alla selva di Fasano, sì, va sì, bene? Sì, sì. E questo è, andiamo avanti con le immagini, questo è lo stato di quella strada. Più che strada è disastrata. Andiamo avanti, possiamo andare, non dico di corsa, perché se superiamo i limiti non va bene, però vedete che strada è top, rattop, e anche uscendo fuori, arrivando, cioè non è solo all'interno di Putignano, anche nei pressi di Putignano. Poi che succede? Andiamo avanti, c'è la sorpresa, come l'uovo di Pasqua, stop, sorpresa, caranna, arriva la sorpresa, andiamo a chiedere a chi ha la filosofia dell'ottimista, che in macchina non va, va pochissimo, quando ci va a 3 km orari, perché non si fida degli altri, quindi ottimista e va piano, Claudio, vediamo cosa ne pensi tu, dopo aver visto quelle strade e vedi qua che c'è in questa piazzola di sosta. Dai, dici adesso. Attenzione, che sono gli automobilisti, sono tutti ingavolati. Vediamo adesso uno che ha la filosofia del candidato sindaco, come la pensa. Che cosa tiri fuori dal cilindro adesso? Ecco. Vabbè, c'è la macchina delle forze dell'ordine, ferma. Polizia locale. La polizia locale, forse dell'ora, sempre. Ma, non lo so, perché io vedo le città sono tutte disordinate, quindi se deve mettere l'ordine la polizia locale, siccome le città di Putignano, Acquaviva sono disordinate, la polizia non si può chiamare che mette ordine e che assiste al disordine, secondo me. Bisogna cambiare il nome, polizia di assistenza locale, ma non locale, non so se è chiaro, perché c'è il disordine, io vedo disordine. Se c'è disordine, la coppia di qualcuno sarà.
Vabbè, comunque quella è della polizia locale. Complimenti per l'auto, bella macchina. Che si confonde con quella dei carabinieri, ma non lo è dei carabinieri, della polizia locale. Prego, Claudio, cosa dici tu a quegli automobilisti che dopo aver fatto il traballero sulle strade arrivano nell'unico punto dove c'è un pezzo di formaggio di asfalto idoneo e trovano loro mimetizzati nella loro auto perché c'è troppo sole e non avendo forse il berretto potrebbero prendere un colpo di sole e non c'è l'ombrellone e stanno in auto, quindi non capisci chi siano, può essere una macchina dei nostri amici ferma, non c'è un'indicazione che c'è l'autovelox perché l'apparecchietto infernale, come lo chiamano gli automobilisti, è all'interno dell'auto. Tu, con la tua filosofia del tutto va bene, che cosa dici? Allora, innanzitutto, come facciamo a stabilire che sono lì per controllare la velocità delle auto? E perché c'è l'apparecchio? Se non c'è un'indicazione. C'è la se non c'è un'indicazione come previsto dalla no, legge. No, e allora tu l'indicazione ce l'hanno, ti arriva la lettera, la sanzione a casa poi. Arriva dopo e la dovrebbero contestare. E come la contesta? E chi ha la prova? La parola tua contro la prova di quelle che tu definisci forze dell'ordine, che verbalizzano. Da tutte sì? Le persone multate e penso che... Ma c'è gente che paga la contravvenzione. C'è gente che paga la contravvenzione perché i diritti, come si chiamano? I costi della giustizia per intenderci, il bollo, come i diritti si di segreteria, i diritti che si pagano per questo, 60 euro, non so quanto, diritti unificati, eccetera, cioè, sì. Costa quanto la sanzione, dici, ma è meglio che paghi perché altrimenti qua poi devo pagare l'avvocato, devo fare causa, fra 10 anni chissà cosa succede, magari sarà il mio erede ad avere la risposta e allora dici, pago e risolvo il problema. Anche perché chi li ha visti? Che questi stavano lì così. Come faccio a sapere se non erano identificati, se stavano all'esterno o all'interno? Mi arriva la contravvenzione. Ci sono due soggetti che dichiarano che hanno posizionato l'apparecchietto in maniera idonea, che c'era la segnaletica in base alla legge, eccetera, eccetera, col copia e incolla, non c'è nessun refuso, evidentemente, scrivono la sanzione e ti appioppano la sanzione. Tu, che sei sindaco, cosa fai? Cosa fai? Dice ai vigili urbani continuate a fare così e non lo so, i cittadini si arrabbiano. No comment. No, che no comment. Ripeto, allora a questo punto qualche automobilista si dovrebbe fermare e farsi un bel selfie con i vigili presenti. E magari si prende la denuncia per intralcio al traffico, addirittura... No, assolutamente, va a parcheggiare tutto, voglio dire, l'auto è ferma sulla corsia di marcia, quindi... Eh sì, è ferma, anche questo è vero, però se un automobilista ha un problema meccanico all'auto, che fa? Si deve fermare da qualche parte, lì non, costa. Ma deve mettere il triangolo, vabbè, allora, le quattro frecce. Allora invitiamo i telespettatori che dovessero ricevere una sanzione dalla polizia locale di Putignano per eccesso di velocità a contattare la nostra redazione se sono all'ascolto, anche successivamente, speriamo che non gli giunga nessuna sanzione, nessuna contravvenzione, in maniera tale che sapremo la strada e quindi sapremo con certezza se quell'auto lì era per fare le sanzioni o giusto perché sta lì a riposare il motore, perché si è surriscaldato e ha bisogno di rinfrescarsi il motore. Chiaro. È giusto? Può Ma succedere. Vai via, un problema. Può succedere. Anche se tu devi mettere il triangolo, vedi, caro Claudio, se succede a te devi mettere il triangolo e devi sapere anche i metri. Se sbagli i metri ti prende il giubbino. Là invece loro si possono fermare dove vogliono. Davanti al bar, sulle strisce pedonali, parcheggi diversamente abili. Si però può andare contro senso. No, non hai mai visto tu una macchina contro senso. Prego? No, immagino e spero che siano appena fermati per... preparare per inserire più avanti il segnale del segno può darsi. Per il controllo della velocità è un ottimismo contagioso. Lui, non, poi... lui sa che i vigili votano come tutti i candidati sindaci, è giusto Francesco? Assolutamente sì. Può mai perdere i voti di tutte le famiglie, dei vigili, coloro che vogliono entrare nei vigili, quelli che faranno i prossimi concorsi e faranno, come si chiama, per andare un paese all'altro, la mobilità? No. Lui sì che ha capito come va il mondo. Ha già il voto assicurato.
Sicuramente. Un 500 voti da quelle famiglie le prende. Sì. Minimo, minimo. Il pacchetto. Tu vai bene al primo turno se ti candidi. Mi piace, la sua filosofia è vincente. Ce n'è per tutti. Non è depressiva. Il ce n'è per tutti, c'è sempre un qualche cosa. Non è eccessiva. Va bene, vedi, polizia locale, bell'auto, complimenti. Vuol dire che le risorse del comune di Putignani danno la possibilità di comprare l'auto nuova, ma non di aggiustare le strade, caro Claudio. Perché quelle strade che abbiamo visto prima, che sono una porcheria, stanno lì da anni. E che il comune di Putignani non abbia quattro soldi per aggiustare quella strada, che costringe tutti gli automobilisti a percorrerla, danneggiandosi anche la salute, secondo me, ma io sono troppo pignolo, cervicale, schiena e tutto il resto, perché io non voglio pensare cosa succede se passa un'ambulanza che ha un paziente con un ago, e che cosa succede andando lì, non può andare nemmeno a 5 km orari, è tutto un traballare, una porcheria quella strada, anche i camion che vi passano, sono, vedi i movimenti molto strani che fanno, perché è messa male quella strada, e noi anziché pensare alla strada o alla viabilità, facciamo cassa. Questa cosa non va per niente bene. E la politica dovrebbe fare attenzione, ecco, dovrebbe fare molta attenzione, perché la gente si è rotta le scatole di vedere gli agenti, anziché utili a una società che va alla deriva, utili a far cassa. Non è così che si fa cassa con il comune. Poi Francesco dirà se è per abbassare le tasse. No, perché prendono i soldi, ma non aggiustano le strade e non abbassano le tasse. Non so se è chiaro. Sì, Francesco. Assolutamente, ma io guarda, sono contrario alla vessazione dei cittadini, cioè non soltanto le tasse, proprio in generale. Però dobbiamo vedere Anna che ne pensa. Ascoltiamo Anna. Perché Anna ieri non c'era e quindi... L'ascoltiamo oggi. Vogliamo sapere, secondo Anna, come mai le pubbliche amministrazioni ricorrono sempre più a questi stratagemmi? È vero che vogliono il bene del cittadino e quindi serve per sensibilizzare i cittadini ad andare più piano? Non lo so. Io sorrido. No, è perché, insomma... Sentiamo Anna. Sono diffidente. Di quel che dirà Anna. No, su questo spirito. Ah, sullo spirito del bene della collettività. Servono a far cassa, no? Non so a cosa servono. Prego, Anna. Allora, Gino, io condivido, insomma, le foto e le immagini che ha fatto passare la regia raccontano benissimo tutto quello che è stato detto e le varie posizioni. Ovviamente io credo che siccome ci sono sempre poche risorse e ci sono tanti stipendi da pagare, purtroppo devono vessare i cittadini. Io sono arrivata a questa conclusione, amara sicuramente. Ed è bello poi, diciamo ironicamente, dico è bello, ascoltare i comizi di questi giorni di chi sta correndo per la fortuna di primo cittadino. E guarda, sono uno più bello dell'altro, cioè i programmi sono fantastici, ma come mai i cittadini adesso sono al centro dell'attenzione e negli anni di governo delle città, non parlo solo della mia città, e poi è tutto il contrario, c'è un gap che sicuramente balza agli occhi, perché il racconto che ci viene proposto durante questi incontri, questi comizi, che tra l'altro da noi c'è veramente una gran confusione tra il sacro e il profano, perché poi anche i comizi, perché farli in piazza sotto la chiesa, il tempio del patrono della città, e non farli nella piazza municipio dove diciamo si scinde il sacro non dico profano, ma da quello che è civile. E quindi lasciate i festeggiamenti in piazza, che anche lì diciamo un po' di criterio, come facevano le generazioni passate. Ho visto comizi degli anni 50, primo maggio,
dove si facevano proprio a Palazzo Municipio. Addirittura ho una foto storica, forse del 1921-40, dove tutto il Palazzo di Città è tappezzato con gli inviti al voto, quindi non c'erano le immagini, i faccioni che vediamo oggi sulle auto, sulle affissioni, selvagge, non selvagge, ma si faceva tutto lì, quindi era proprio la politica che si raccontava la politica. Quindi tutto questo calderone dove si racconta questo paese turistico, bellissimo, con servizi a non finire, dove la cultura la fa da padrona, questo PRRR che lo stanno raccontando in tutte, lo stanno sviscerando in tutte le misure, in tutti i colori dell'arcobaleno, bellissimo, è veramente un sogno una città del genere, quella che ci propongono i vari candidati sindaci. Io spero che il 10% di quello che viene detto durante questi incontri propaganda elettorale sia veri, perché è veramente molto triste. Poi vedere immagini come quelle che abbiamo visto, dove il cittadino deve comunque, come dire, come parcheggiare, abbiamo visto quest'auto della polizia municipale che è lì, e vessare i cittadini, come dice giustamente Francesco, veramente siamo arrivati a tanti divieti, a tante restrizioni, come quello anche della festa. Lasciami dire quest'altra cosa, perché ho un'associazione, dovevo fare alcuni laboratori con i bambini, però è diventato complicato anche organizzare qualcosa di, come dire, da dare alla cittadinanza a costo zero, perché tutto ha un costo. Dall'assicurazione per ogni bambino, alla stanza che devi fittare, all'organizzazione, quindi a quel punto non facciamo più nulla. Stiamo lì e facciamoci governare da chi è di turno, con tutte le belle parole del racconto precedente alle elezioni. Io spero che prima o poi scopriremo chi è questo signore che ogni tanto si collega e suona la trombetta. Perché lo fa non solo, io pensavo lo facesse solo quando intervistiamo Pistilli, il dottor Pistilli, perché spesso lo fa, no, lo fa anche sui nostri collegamenti. Sì, sì, c'è sì. Questo signorotto che fa l'impertinente e suona la trombetta, non ti permettere più di suonare la trombetta quando siamo collegati con Anna Larato. Ma che razza di modi sono? Con la gentilissima Anna Larato fanno la trombetta, ma non c'è più la galanteria e il bon ton di un tempo, Anna, ma siamo proprio decadenti, siamo, Mo. Scusaci per questo trombettista qua, non sa che musica cantare, suona la trombetta. Allora, enti locali e Stato, Anna? Gli enti locali e Stato, c'è il collegamento? E come? E come? C'è il collegamento. Quando serve qualche cosa a loro, si fa tutto veloce, Anna. La prima, la seconda, la terza. Non è che l'hai fatto due volte, dici basta adesso, non ti do... No. Allora, che è successo? Una cosa semplice. Non ti distrarre, Francesco. No, assolutamente. Perché stavo controllando... C'è il pane per i tuoi dati. A te piace il pane? Lo gradisco. Certo che tu sei una buona forchetta. Eh sì. Finora non mi hai mai detto mai di no. Però non hai beccato... Mi ricordi un po' Leonardo. Allora, preventivi. Proroga in extremis. I bilanci locali slittano ancora. Al 30 giugno. I bilanci dei comuni slittano ancora. Al 30 giugno. I preventivi 2022-2024, che sarebbe scaduta ieri, si sposta al 30 giugno per venire incontro alle richieste degli enti e in primis dell'ANCI, alle prese con le ricadute economiche della pandemia, con il caro energia e con la gestione dei profughi ucraini. Un mix di fattori di complicazione che ha reso quanto mai incerto il quadro della finanza locale, al punto da rendere necessario il terzo slittamento dell'anno. Terzo slittamento dell'anno. Dopo quelli al 31 marzo e al 31 maggio. Questa è stata la richiesta dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, durante la conferenza Stato-Città di ieri, riunita in seduta straordinaria, e quindi è stata accolta. E questo che cosa significa? Che i comuni potranno usufruire, per approvare i bilanci di previsione, l'extra time,
potranno usufruire dell'extra time. Porta con sé, che cosa, questa decisione? Anche lo slittamento del termine di approvazione delle tariffe TARI. La regola è quella fissata dal decreto aiuti, secondo cui ogni qualvolta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, come quest'anno, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi. In caso di approvazione di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, i comuni potranno effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione di bilancio utile, senza dover riapprovare i preventivi. Qui, signori, se serve a loro una cosa, si fa subito, abbiate pazienza. E tutti i cittadini che dicono, ma prorogate quel termine, prorogate quell'altro, è così, è colà. No, qui invece si fa subito, Francesco. Quindi volere è potere, la politica se vuole può e fa. Sì, il punto su cui mi interrogo è come è un sia politico, possibile. Finalmente. Finalmente un politico il che ci chiama. Il punto su cui io mi interrogo è capire come sia possibile che una proroga venga data oggi per domani quando il termine è già scaduto in buona sostanza. Cioè prova, se il termine scadeva ieri significa che sì, sapevano già che sarebbe stata data la proroga e hanno agito sulla base di un sentito dire. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? 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 Mi sente? Pronto, signora? Pronto? Prego, signora. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore, tutto bene? Non lo so per quanto ancora. Lei sa benissimo che è stata lanciata la, come si dice quando uno va, la OPE? La OPA? L'OPA, l'OPA. Hanno lanciato l'OPA. Sulla, prego? Ad Anna Larato, posso di fare nuovo. Un complimento? Ah, un complimento, meno male. Sì, piace oggi la Larato? Piace? Sta molto bene oggi. Oh, finalmente. Sarà Sant'Erasmo, sarà la festa patronale di Sant'Erasmo. È andata alla parrucchiera. E vabbè, ma... E si vede. Si vede. Ha cambiato look. Ah. Sta molto bene. Benissimo, oggi, in questo periodo è Sant'Erasmo. Come quando la festa patronale da noi, le signore vanno tutti al parrucchiere, in faccia alla fila, dal mattino alle 5 fino alla sera, a mezzanotte e l'una, la notte. Va bene. Signora, le piace il nostro programma, signora? Molto, io vi seguo tutti i giorni. Siamo fortunati. Specialmente la messa la sera a Don Beppino. Don Beppino è bravo Don Beppino. Ma non ho questo prezzo che tenevo dono. No, beh, vabbè, adesso non facciamo la lotte come la lotte di classe, beh, la lotte dei sacerdoti. No. Faremo una chiacchierata. Sì, sì, faremo la chiacchierata. Il numero mio ce l'ha. Ma attenzione, signore, che non mica si può dire tutto liberamente. Signore, facciamo attenzione. Il sì, titolo vabbè, sì. Ma io non mi posso sentire chi sono. Se no, sì, ma mi scomunicano me medesimo. Mi scomunicano. Mi scomunicano, signore, mi scomunicano. Attenzione, loro hanno il potere di scomunicare. Attenzione. Allora, direttore. Sì. Io ti dico una cosa, scusa che ti ho detto perché siamo vecchi amici. Va bene, è certo. Però, allora, però poi mi farà contenta ad offrirmi un pranzo, perché tra vecchi amici si offre pranzo e io non ho avuto gusto ancora. Adesso sto ad imbianchire la casa e non posso invitarmi tu. Quando finisco ti inviterò. Mio fratello sono 3 anni che sta facendo il lavoro. Va bene, sì. Allora, sì. Acquaviva adesso la devi chiamare, Acquaviva Selvaggia. Selvaggia? Eh sì, con tutte le erbe, le cose che crescono. Ah. Allora lo dobbiamo chiamare Acquaviva Selvaggia. Da questa impressione, alla Indiana Jones. Una foresta, una piccola foresta di qua, una piccola foresta di là. E vabbè, però il problema dell'erba. Il problema dell'erba è che. Non siamo più come una volta. Il problema è che l'erba cresce facilmente. Taglia e ricresce, taglia e ricresce. Che dobbiamo fare? Pazienza. Chi si accontenta? Bisogna accontentarsi. Va bene, Francesca, non metti più il fermagravatta, molto bene. Speriamo. Non appena entro col fermagravatta. No. Io quando l'incontro, la prossima volta che l'incontro, glielo devo dire. Di persona? Sì,
di persone, non ho paura di nessuno io, Claudio. Va bene, non c'è nessun però problema. Io sono Gino, già mi avete mandato a casa la vostra telefonata. Mo già Claudio, devi... Oh, oggi è 1° giugno, Claudio, cosa avevamo detto noi? Infatti, è vero. L'ho ricordato quando ho preso dello studio. Cosa avevamo detto, signora? Che dal 1° giugno, Claudio doveva stare con noi. Si ricorda questa frase? Claudio invece non vuol venire con noi, ma che c'ha contro di noi? Noi siamo accoglienti. No, ma Claudio invece è dispettoso, già si vede. È dispettoso. Quando era piccolo facevi dispettucci, mi rubava i soldatini. Giocava sempre con i soldatini miei, giocava Claudio. Lo sa, signora? Lei ride. Però ci sono alcuni visi. Come non ci sono? Che se non ce la faccia a cazzare, Gino. Intanto mi fregavi i soldatini, signora. Io rimanevo senza soldatini, senza pupazzetti. Va bene, Gino. Tutti i giorni vi seguo, mezzogiorno e sera. Io so un perché vi seguo, so io. Va bene. Ognuno sa il suo, come diceva una mia amica che ora è lontano. Signora, cosa c'è? Ha pranzato già, signora? Io? Sì. No. No, io sono sola, vivo da sola, perciò quando voglio mangio, quando voglio esco. E cosa ha pensato oggi? Qualcosa di fresco, di cotto, cosa oggi? Cosa c'è? Sì. Il pesce. Buono, il pesce fa bene, buono. Al forno? No, così in umido. Ah, in umido. E conosce qualcuno a Sant'Eramo? L'hanno invitata a Sant'Eramo alla festa patronale, no? Ho parecchi parenti pure a Sant'Eramo. E ci sono parecchi... Però mi è simpatica la dottoressa Varato, come parla, come fa il volontariato, tante cose. Beh, ci fa piacere. Beh, un giorno. Buon appetito e buona giornata. Buona giornata a lei, signora, grazie. A presto ci incontreremo al bar, dobbiamo... sorseggiare qualcosa con la signora. Assolutamente. Assolutamente, è un impegno. Vogliamo avere il piacere di persona, di dialogare con la persona, con la signora. Grazie. Ecco, abbiamo 2 minuti di tempo, dopodiché chiudiamo. Prego, cosa vogliamo far vedere? Se c'è qualcosa da vedere, se no, diamo democraticamente. 2 secondi a Francesco, 10 secondi a Claudio e sono 12. Gli altri 38, gli altri 48 secondi democraticamente diamo ad Anna, perché qua siamo in democrazia, non siamo in Cina, altrimenti diremmo parla solo uno. Qua invece tutti parlano democraticamente, però i tempi ci sono le regole. Le regole chi lo fa? Le fa la politica e quindi le regole sono queste. È un po' così, Francesco. Tu sorridi, ma così è la democrazia. Io non so come usare i 2 secondi, quindi ho già terminato. E come? No. Ho già terminato. Adesso chiediamo a Claudio, chiediamo ad Anna, vuoi cedere un po' dei tuoi secondi a Francesco, Anna? Sì, vabbè. Sì. Diamoli. No, ti concediamo qualche secondo. Dai, democraticamente. Noi siamo democratici, siamo. Prego. Io li uso per completare... Però non abusare. No, assolutamente no. Li uso per completare il concetto che stavo esprimendo prima. Cioè, se la normativa statale decide di concedere, perché ci sono determinate esigenze, una proroga ai comuni per l'approvazione del bilancio preventivo, non può concederla l'ultimo giorno... puntando sul fatto che il comune, magari che i comuni, meglio, lavoreranno sull'indiscrezione che verrà concessa la proroga, perché comunque bisogna mettere i comuni nelle condizioni di poter programmare. Poi che non lo facciano è un altro discorso, diventa una responsabilità dell'amministrazione locale, ma bisogna porre gli enti nelle condizioni di poter programmare. Poi è chiaro che lo stiamo vedendo e lo vediamo ad Acquaviva, lo anticipiamo, ce l'hanno anticipato i consiglieri comunali, avremo l'ennesima stangata Tari. Lo possiamo dire questo, no, direttore? No. Non lo diciamo. No. Però no, ci sarà. Domani è festa, c'è pure la festa patronale a Sant'Eremo, non li roviniamo la giornata. Non li roviniamo la giornata, no. Ne parleremo venerdì. Ne parleremo venerdì. Anche di quei provvedimenti, giunta, c'è, non c'è, si vota, non si vota. Allora, persone assenti, persone presenti. Terminato, Francesco? Assolutamente sì. Claudio? Sì. No, prego, in conclusione.
In conclusione, volevo soltanto aggiungere che oggi c'è stata l'intitolazione Giardino Pia Labarile Viggiano, che Telemaico conosceva benissimo, ad Acquaviva. E siamo contenti di questo, è un'iniziativa che abbiamo sollecitato, bene, bene. E quindi ti hanno comunicato dal centro? Sì, alle ore 11 questa mattina in via Vittime di Via Fani c'è stata questa intitolazione. Benissimo, benissimo. Sappiamo tutti quanti quanto si sia spesa Finuccia per la comunità, per i diversamente abili, è stata la prima, se non ricordo male, presidente della Consulta Comunale dei Servizi Sociali, è quella che insieme ad altri e ad altre, grazie alla sensibilità dei sindaci dell'epoca, e se non ricordo male Nicola D'Ambrosio, ha introdotto e ha fatto nascere le consulte, quindi Consulta Comunale Cultura, Sport, Servizi Sociali, ed handicap, poi quella dell'handicap è stata integrata in quella dei servizi sociali più in avanti. E quindi Pinuccia meritava senz'altro questa intitolazione, e come meritano molto di più quegli amici e quelle amiche che soffrono e che vengono spesso dimenticati dalle istituzioni, e che devono subire la malamministrazione nel momento in cui alcuni servizi vengono interrotti perché è scaduto il servizio e si sta andando al bando per rinnovarlo con ritardo. E tu vedevi Pinuccia avanti e dietro, telefona a questo, telefona a quest'altro, e va di qua, e va di là, e parla con l'assessore, parla con il sindaco, e parla con il presidente della regione, e così. Ora, tutte queste persone che si dedicano al volontariato non hanno il giusto riconoscimento. E quindi io tempo fa mi permisi di dire all'assessore dei servizi sociali Vavalle, che non ha recepito questa cosa, né lei, né il sindaco dell'epoca. Chi era il sindaco all'epoca? Perché Immagino Carlucci, immagini? assessore ai servizi sociali Vavalle, mi E qui sembra di senz'altro ricordare Carlucci è che, la insomma. maggioranza dell'epoca, ma forse anche la minoranza, perché non mi sembra che abbiano fatto delle mozioni, scesi in piazza e occupato l'aula per ottenere questo. E si istituì un registro in cui si possa scrivere Pinuccia Viggiano, Tizio e Caio, e dire la storia di questa persona, Pinuccia Angelil, chiunque, e dire la storia. Rimaneva un libro con la storia dei personaggi di Acquaviva, che non sempre hanno la possibilità di vedersi intitolati una piazza o una strada. Anna, a te la conclusione. Anna, scusami se ho preso la parola, ma non potevo non farlo, ecco. Allora, Gina, intanto voglio fare gli auguri a tutti gli italiani perché domani è 2 giugno ed è la festa della Repubblica e quindi della libertà acquisita, della democrazia, insomma, il 2 e 3 giugno del 46 si tenne il referendum, quindi è una data importantissima e faccio gli auguri a tutti gli italiani, poi i Sant'Ermani, tutti coloro che ci stanno guardando. Poi a tutti gli Erasmo, perché in concomitanza c'è la festa del nostro santo patrono qui a Sant'Eramo, Sant'Erasmo, ma anche a Formia, anche a Venezia c'è un borgo dove si festeggia Sant'Erasmo. A noi quello più vicino è Sant'Eramo. So che Telemike trasmetterà in diretta, ci sarò anch'io domani mattina, quindi invito tutti quanti a seguire perché sarà una bellissima celebrazione quella di domani, con un po' di storia non guasta, commenteremo insieme questa festa patronale. E poi il 6 avremo tempo anche di raccontare grandi festeggiamenti per 208 anni della Fondazione dei Carabinieri. C'è tutto un evento che forse non so se Telemang seguirà in diretta, però siamo stati anche invitati a questa manifestazione. E poi Gino, una cosa, ma ne avremo tempo per parlarne. Mi arrivano i comunicati stampa già da oggi, perché il Papa sarà a Matera, quindi veramente a due passi da noi il 25 settembre con il congresso eucaristico. Credo di aver dato tutti gli appuntamenti importanti per i prossimi, anche i prossimi mesi e vi saluto così. Grazie a Claudio, tutti. avevi concluso? Sì, va bene così.
Bene, grazie a voi tutti di averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata. Liberamente potete continuare a seguirci, liberamente potete cambiare canale. Più siete e meglio è. Cosa possiamo dire per convincerlo a cambiare canale? Rimanete con noi. Rimanete con noi. Prima o poi, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Prima o poi Francesco ci inviterà un pranzo mega galattico, non mollate, o Leonardo, Francesco, la signora amica, faremo un bel pranzo mega galattico. Magari arriveremo alle elezioni, ci sarà il candidato sindaco che offrirà, perché si usa così, no? Si usa. O i panzerotti, una pizzetta, un Si pranzo, una, cioè, usa, si si usa usa, si così, usa, si usa perché ancora. sono momenti conviviali di alta È politica, chiaro, di è alta chiaro. politica, perfetto. Un saluto a voi tutti, grazie.